Buonasera, benvenuti a questo nostro terzo appuntamento, concludiamo il ciclo che Toscano oggi e TV Prato hanno voluto dedicare ad Aldo Moro a 40 anni rapimento e dalla morte. Vogliamo parlare di Moro anche se visto quello che ci succede intorno forse bisognerebbe più pregare Moro che parlare di Moro. E abbiamo in un primo appuntamento voluto trattare del contesto politico e di quel che sarebbe potuto accadere, abbiamo poi parlato dei misteri del caso Moro e ci pareva bello poter concludere parlando proprio di lui, il politico e laico cattolico. E per questo abbiamo qui due persone particolarmente adatte e preparate per parlare di questi aspetti che sono fondamentali della figura dello statista e sono il nostro Monsignor Simoni che salutiamo, grazie di aver accolto il nostro invito e il professor Guido Formigoni che ha scritto, ha studiato la figura di Moro, è uno dei massimi esperti e, e quindi grazie davvero per Una essere qui. Biografia. Saluto il sindaco Matteo Biffoni, l'onorevole Erica Mazzetti che sono presenti e saluto tutti voi. Eh, Andrea Fagioli, direttore di Toscana Oggi, eh, conduce questa serata che poi eh, rivedrete come le altre eh, su TV Prato. Al termine, come sempre, ci sarà modo di fare alcune, alcune domande. In questi giorni abbiamo raccolto tanti attestati da parte del pubblico numeroso che si è avvicendato in sala, delle persone che non hanno potuto partecipare eh, ma che hanno voluto comunque lasciarci un segno di apprezzamento. Eh, ci è stato detto che quelli erano eh, grandi politici, eh, c'è ancora voglia di parlare di politica. Se alla gente proponiamo cose eh, serie mh, costruite in un certo modo, eh, non è vero che la, la, le persone non interessano le cose, le cose serie, insomma. Ecco. E questo credo che alla fine sia un obiettivo importante che insieme abbiamo, abbiamo raggiunto. e Grazie davvero. Beh, buonasera, anche da parte mia chi è presente qui al Teatro Borsi e a chi ci segue su TV Prato. Eh, abbiamo fatto volentieri questa iniziativa in collaborazione TV Prato in Toscana oggi perché effettivamente ricordare Aldo Moro penso lo meriti veramente. Dicevamo gli ospiti di questa sera, il professor Guido Formigoni, già stato presentato da Gianni Rossi, comunque ricordiamo che è docente eh, di storia contemporanea, però fra l'altro è autore di questo libro molto bello che Monsignor Simoni faceva vedere, un libro pubblicato dal Mulino, Aldo Moro, Lo statista e il suo dramma. È una biografia molto accurata e non solo una biografia, c'è anche ovviamente un'interpretazione della figura di Aldo Moro eh, fra l'altro, anche questo credo sia interessante ricordarlo in questo contesto il professor Formigoni è anche membro del comitato scientifico per la pubblicazione dell'opera omnia del cardinale Carlo Maria Martini quindi altra eh, grande eh, figura Monsignor eh, no, Simoni, vabbè eh, lo conoscete perché eh, è stato vescovo qui, però va anche ricordato eh, che qui non è tanto come il vescovo in merito di Prato ma come uno dei maggiori esperti eh, di dottrina sociale della Chiesa. E poi eh, Monsignor Simone ha sempre dedicato questa eh, grande attenzione all'impegno dei cattolici in politica. Ha ispirato la nascita dell'Associazione Supplemento d'Anima e poi successivamente del Collegamento Sociale Cristiano. Quindi, eh, come dire, questa è in materia altrettanto sua al pari del professor Formigoni. Eh, si è detto che eh, dopo in qualche modo oh, aver provato a capire cosa sarebbe successo se Moro non fosse stato rapito eh, e poi anche aver capito qualcosa dei misteri sul rapimento, sul sequestro, che ancora eh, molti rimangono, ecco stasera cerchiamo di capire chi era Aldo Moro nel profondo, eh, cioè nel suo essere cristiano autentico, ma anche nella sua azione politica che derivava da questa sua ispirazione cristiana, che derivava dall'ispirazione alla dottrina sociale della Chiesa. E qui io direi, se possiamo partire con il professor Formigoni, con qualche proprio eh, nota biografica che magari ci può eh, aiutare in questo senso. Eh, lei in un'intervista mi sembra abbia detto che Moro era dotato di una fede cristiana convinta. E questo forse magari non ne abbiamo dubbio. Ecco, ma da, da cosa deriva la formazione di Moro? Eh, prima ancora della Fucil, che magari gli anni della Fuci li conosciamo, eh, ma prima ancora più giovane, eh, dalla famiglia, eh, qual è stata la sua formazione? Chi, cosa leggeva? Chi erano i suoi autori preferiti? Beh, dunque, eh, quello che conosciamo del Moro Giovane eh, è legato soprattutto ad alcuni studi di Renato Moro, il nipote, figlio di Alfredo Carlo, il fratello magistrato di Aldo, che è anche un collega, uno storico valente e che sta scrivendo una biografia proprio del Moro Giovane più completa. Eh, Moro eh, è una figura che per quello che sono riuscito io a capire studiandolo un po', eh, eh, ha rivelato una straordinaria maturità molto precoce. precoce. Cioè era una figura di grande equilibrio, di grande saggezza, di grande capacità di eh, tenere insieme anche punti di vista diversi già ai tempi delle scuole superiori. E, e poi dell'università, eh, sicuramente ha maturato la sua fede cristiana in famiglia anche se in una famiglia un po' particolare perché, appunto, eh, Moro viene da questa famiglia del sud: padre pugliese, madre calabrese. Moro è nato nel 1916, quindi in piena prima guerra mondiale. Eh, I suoi genitori erano tutti e due maestri. Diciamo piccola borghesia intellettuale, ma appunto la madre era eh, fortemente credente e per quelle carte che sono rimaste della sua esperienza anche di una fede molto, potremmo dire, eh, matura e moderna, basata sulla Bibbia, che non era per eh, il popolo dell'epoca una cosa così comune. E poi era anche una donna impegnata in pubblico c'è questa storia che appunto Renato Moro sta costruendo del fidanzamento col futuro papà di Aldo, che è, è abbastanza complicato perché i due si volevano molto bene, ma eh, lei resiste all'idea di smettere di lavorare una volta sposata, aveva quest'idea insomma di un'emancipazione femminile anche, che era una cosa abbastanza originale nell'epoca. Eh, il padre invece era... Potremmo dire agnostico, era eh, appunto un, un esperto di scuola, un pedagogista, diciamo della scuola positivista eh, razionalista, eh, e quindi eh, si può ipotizzare, per quello che conosciamo, che la fede cristiana di Moro nasca in un ambiente che è segnato già da questo dialogo interno alla famiglia di, di esperienze, di punti di vista, di realtà, di realtà diverse. Poi appunto eh, Moro frequenta l'azione cattolica prima la Giacca, Taranto, perché la famiglia si sposta appunto per ragioni di lavoro, e poi l'università a Bari. Ed è eh, l'epoca, diciamo così, del fascismo. No? Tutta la sua crescita è segnata dall'immersione eh, nel ventennio. Quindi è immaginabile che ci fosse un rapporto con quella che era la cultura ufficiale del momento, ma anche lì vediamo la capacità di Moro fin da giovane di come dire, prendere le distanze, di avere un atteggiamento critico. Di promuovere il dialogo tra punti di vista diversi, per esempio tra il punto di vista della cultura cristiana che stava maturando nella Fuci e la cultura giuridica dell'epoca che era appunto segnata da, da, dal fascismo. Ci sono i suoi scritti giovanili sullo Stato che sono molto interessanti perché appunto eh, sono, non sono scritti ovviamente antifascisti, quella generazione pensava che il fascismo fosse in qualche modo un orizzonte eh, ovvio, non, non, non avevo ancora avuto nessuna possibilità di immaginare un cambiamento, ma eh, nel eh, assumere la cultura fascista sullo Stato, Moro prende le distanze dall'aspetto totalitario, dall'idea che, che, che lo Stato controlli tutto, no? che tutto derivi dallo Stato e nello stesso tempo però valorizza il contributo. Della riflessione corrente sullo Stato, in qualche modo correggendo un aspetto della tradizione cattolica con cui lui aveva fatto i conti, che era una tradizione piuttosto critica dello Stato, piuttosto antistatalista potremmo dire. No? C'era questa cultura tomista che sostanzialmente diceva che lo Stato doveva essere semplicemente un aiuto secondario alla società che si auto-organizzava. Invece lui ha un'idea forte dello Stato che poi difenderà anche negli anni successivi. Che poi è una visione laica dello Stato, anche questo magari è interessante, Monsignor Simoni, cer cercare di capire eh, questa ispirazione eh, cristiana, però poi anche questa visione laica dello Stato, cioè in qualche modo eh, dove finisce l'azione cattolica in Moro inizia l'azione politica, ecco. Eh, come eh, questa sua ispirazione cristiana come la trasferisce in politica? Beh, eh, rifacendomi alla, al periodo analizzato ora illustrato molto bene dal professore quello della, della sua adolescenza, mettiamo, della sua gioventù, non si può dire che Moro anzitutto è stato formato a un pensiero politico, anche se Punto, eh, ci sono questi, questi dati. Eh, lui eh, ha fatto bene gli studi intanto ginnasiali, liceali e così via, quindi immaginato uno studente del, del classico ecco, che riesce bene, era molto intelligente, quindi studiosissimo. Questo lo, 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 lo testimoniano tutti. Piuttosto sempre mite, molto, molto mite, molto interessato anche, però eh, al tempo stesso molto, molto frequentatore dell'ambiente chiesa. Eh, la mamma in questo ha inciso moltissimo. Eh, era negli aspiranti. A un certo punto è diventato a Taranto delegato degli aspiranti. Quindi aveva il, le, le, un, un certo, come dire, una certa capacità di guida degli altri, ecco, di, di, che si intravedeva già fin da allora. Poi, eh, nel, in una parrocchia francescana, è cresciuta appunto nell'azione cattolica, ne, ne, nei confronti del fascismo è perfetto quello che ha detto il professore, naturalmente, se non che c'è un particolare, magari, ma un particolare che dice in quanto no, 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 non è per questo può essere chiamato antifascista. Quando Pio XI scrisse la Non abbiamo bisogno, la Non abbiamo bisogno è un'enciclica, una, un, un documento di Pio XI che ormai era alle prese dopo il 31, le, le fatti della, dopo, le, dopo le, il concordato del 29, le frizioni grosse del 31 con l'azione cattolica, Pio X che scalpitava sempre di più contro Mussolini, cioè, e scrisse un Non abbiamo bisogno contro le invadenze totalitarie del fascismo, soprattutto nell'educazione dei ragazzi e della, della gioventù. No? Allora scrisse: E Moro, spinto da, da quei padri francescani e della, dell'azione cattolica locale, fu uno dei propagandisti distributori della Non abbiamo bisogno, ecco, come si dicesse un ragazzo ora che va a diffondere. Da, la, l'audato sì di, 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 Papa, di Papa Francesco. Ma, ripeto, lui non ha, non ha elaborato anzitutto una concezione della politica e dello Stato da giovane, ci è entrato piano piano, tanto questo, nel passaggio a Bari intanto, quando eh, nella Fuci eh, ha, ha pensato, è stato presidente eh, diocesano della Fuci di Bari, poi conosciuto a livello nazionale, è poi, diventerà poi presidente nazionale della Fusci. Ma certamente a Bari ha incontrato domenicani e i domenicani l'hanno abituato a pensare nella verità, ecco, l'apertura, vorrei dire, l'influsso della sua fede. Eh, sotto sotto l'aiuto la, la, diciamo, dei Domenicani, l'apertura a scoprire la verità delle cose. Ecco, questo, no? In questo senso, il Moro Giovane è un, è un intellettuale veramente che filosofeggia anche, ha questa apertura filosofica. No? E, 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 quando si è trattato di fare politica, quando gli avvenimenti eh, sono andati avanti, e la, la crisi del fascismo. La, la guerra, la seconda guerra mondiale, l'antifascismo la, 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 e poi i primi movimenti. Addirittura si pensa, qualcuno ha detto che Mauro anzitutto è stato un socialista, ma non, non, pare, vero, non pare vero, questo mi pare un biografo lo può, lo può testimoniare. Però è stato interessato di certo a, a, movimenti, a movimenti di idee politiche. Eh, tra l'altro è, è all'origine anche lui, non so se l'ha fondata lui, oppure eh, insomma, è, è soltanto la, eh, la, la, la rivista dove ha scritto molto la rassegna, che, che, la rassegna che circolava mi pare spessissimo nelle e in, vari, in, vari, in tanti numeri, centinaia, di cose, e, scriveva, e scriveva, quindi ha una facilità di scrivere, quella facilità che gli abbiamo visto lo, lo si vedrà dopo nel fare discorsi anche molto lunghi, nel ragionare, ragionare, nel cercare di convincere, lasciare un argomento, poi riprenderlo dopo e così via, quello che ha dimostrato anche di saper scrivere durante i tremendi giorni della prigionia. Eh, sembra, sembra un grafomane per certi aspetti ma non è, non è un grafomane lo manifestava anche allora e scriveva e scrivendo ha elaborato delle posizioni di certo eh, antitotalitarie anti ecco, magari poi dopo ci può anche leggere un brano aveva preparato alcuni brani Monsignor Simoni eh, ritornando alla formazione eh, cioè Moro aveva veramente lui stesso, prima appunto studente diciamo modello, ma poi aveva questa attenzione alla formazione, tanto che lui ha sempre insegnato, cioè non ha mai smesso di insegnare nemmeno durante l'attività la, la, politica e ancora era all'università quando è stato eh, rapito. Ecco, a questo proposito, ritornando un po' indietro, gli anni della Fuci cosa hanno significato per Moro? Bah, eh, sono stati sicuramente un tirocinio. Eh, fondamentale di crescita eh, personale, eh, di esperienza cristiana e anche di esperienza culturale, cioè, eh, il Moro entra nella Fuci eh, appunto dopo il 34, quando si sposta a Bari per frequentare l'università e è. Ancora la Fuci segnata dall'eredità di Monsignor Montini, che era stato l'assistente negli anni precedenti, allontanato per, per una eh, vicenda di crisi, di incomprensione con ambienti che non, non, non gradivano la sua pedagogia. Ma eh, di fatto eh, come dire, la sensibilità era quella, ed era appunto la sensibilità di una. Fede cristiana è molto attenta anche alle riflessioni teologiche più aggiornate che venivano dalla Germania, eh, Guardini, Adam, che venivano dalla Francia, Maritain, anche se poi ci sono state anche occasioni in cui si è esagerato a citare l'influenza di Maritain, quasi che fosse l'unico, invece era, era all'interno appunto di una cultura cattolica europea tra, tra quelle più attente appunto ad un ritorno alle fonti religiose, a un ritorno alle fonti liturgiche cioè di fatto quel tipo di cultura che sarà quella che preparerà poi il Vaticano II no? eh, il tema appunto del rapporto diretto con la parola di Dio ehm, e eh, questo tipo di cultura aveva anche un atteggiamento molto dialogico con la cultura moderna, cioè l'idea di Montini era che bisognasse formare giovani credenti eh, convinti che, che maturassero nella loro coscienza l'adesione la, eh, eh, al cristianesimo ma fossero capaci di vivere all'interno delle condizioni della modernità e quindi eh, con una capacità di essere molto liberi e molto anche sciolti nel Cogliere il portato positivo della modernità, questa era un po' l'idea. E, e quindi questo è il tipo di, di esperienza che per Moro poi resta un po' un, un secondo vestito, un secondo abito interiore che durerà, che durerà per tutta la vita. Molte delle riflessioni sono dentro a, questa, a questo cammino compresa appunto questo atteggiamento poi di attenzione al mondo della formazione, perché appunto la FUCI si occupava di collegare universitari, no? e quindi il tema dell'università, il tema della, della formazione, lui intanto eh, diventa giovane professore di diritto, di diritto penale, insegna appunto anche filosofia del diritto, e, e, e le sue dispense, tra l'altro adesso stiamo cercando di pubblicare la, diciamo così, la, la, in forma completa un po' i suoi scritti e discorsi, finalmente le istituzioni hanno finanziato una edizione nazionale degli scritti e discorsi di Moro che mancava ed è una cosa che invece probabilmente sarà un grosso contributo alla, alla sua conoscenza e in questa edizione nazionale ci sono anche delle... Scoperte di alcuni scritti che, che erano inediti, di, di dispense di filosofia del diritto degli anni 40, eccetera, in cui appunto c'era questo tipo di, di riflesso eh, culturale. Eh, poi gli rimane la vocazione eh, da eh, intellettuale e da docente, e anche quando entrerà in politica, lui eh, si sente sempre in qualche modo un intellettuale prestato alla politica, anche se fa politica molto seriamente. No? C'è questo aneddoto che racconta Leopoldo Elia, il suo giurista, che era stato poi il suo grande collaboratore, autorevolissimo poi presidente della Corte Costituzionale, che diceva che una volta gli andò a dire, ma presidente, ma lei più che un politico è un intellettuale della politica, è un politologo. E Moro si arrabbiò, perché diceva, no, no, io quando faccio politica... Eh, uso la parola, uso eh, il discorso, uso l'intelletto per fini. fare politica, per ottenere dei risultati, per cambiare la realtà, no, non voglio solo interpretarla. Però nello stesso tempo aveva questa libertà di dire eh, non faccio politica come unico mestiere, mi tengo sempre un'apertura sul mestiere dell'insegnamento e della ricerca. No, sì, eh, in diverse occasioni della sua vita ne conosciamo almeno tre o quattro. Quando per esempio ci furono delle svolte, dei momenti critici, anche delle sconfitte politiche, perché poi la sua carriera no, non fu una carriera sempre di eh, vittorie, anzi, eh, conobbe anche delle, dei momenti critici e lui pensò tranquillamente di lasciare la politica e tornare semplicemente a insegnare. Poi, dopo eh, le cose si svilupparono sempre nel senso di fargli cambiare idea per cui questo fu sempre una tentazione che eh, rimase come dire confinata. Però c'era questo tipo di atteggiamento, insomma, la politica non è la vocazione totalitaria, non è eh, l'esperienza che eh, esaurisce eh, la mia vita, insomma. però ho avuto tanti di quegli incarichi, che alla fine, insomma, eh, conciliare le due cose non doveva essere facile. Tra eh, sia... ci, ci riusciva sempre, eh, anche se magari poi facendo arrabbiare alcuni dei suoi collaboratori, perché tra tutte le doti, citiamo anche qualche limite, eh, non aveva, per esempio, la dote della puntualità, per cui pare che eh, anche in questo caso, quando era Presidente del Consiglio dei Ministri negli anni 60, eccetera. Convocava sempre i consigli di ministri in tarda mattinata perché non, non gli piaceva svegliarsi presto, pare, e poi oltretutto andava prima a insegnare all'università, faceva la sua ora di lezione e poi si fermava nei corridoi fuori dal, dall'aula a chiacchierare con gli studenti. Tra l'altro. L'immagine che gli studenti avevano di Moro è completamente diversa dall'immagine certo. che avevamo, diciamo, noi dall'esterno. Certo, di, di una Era... persona compassata, distaccata, un po' austera. Eh, con gli studenti, invece, diventava molto, molto empatico. È, è uscito appunto questo libro su cui poi è stata costruita la fiction sì, che, sì. che è stata proiettata recentemente dalla RAI, forse qualcuno l'avrà vista, sì. che, che narra appunto di questo rapporto molto coinvolgente in cui Moro la prima lezione di ogni corso prendeva tutti i numeri di telefono e poi gli capitava anche di chiamare a casa per dire guardate che andiamo a fare quella visita al carcere piuttosto che quell'iniziativa culturale. E quindi c'era proprio il contatto diretto con gli studenti per lui era, era fondamentale e eh, arrivava al Consiglio dei Ministri tardi perché appunto si perdeva un'ora a fare questo tipo di chiacchiere con tutti i colleghi che... La non puntualità non gli si addice alla, eh, quello è un personaggio così sì. preciso. Tra l'altro, a proposito di precisione e di austerità, è bellissima quell'immagine con la famiglia al mare, tutti in costume da bagno e, e lui, lui in doppio vestito E Tra l'altro tra le cose che raccontano, uno dei suoi massimi disagi sia stato proprio anche durante la prigionia, nell'essere ripreso in qualche modo è scamiciato insomma eh, Monsignor Simone, diceva eh, c'erano dei testi di Moro l'altro c'è un testo molto bello scusa se posso eh, un pochino lunghetto ma non, non troppo lui in genere scriveva molto e parlava molto a lungo famosa la, la, la... non aveva tempi televisivi moderni quello sicuramente no questo è uno scritto sulla rivista Studium la rivista della Fucci dei laureati Cattolici, dei laureati cattolici, ancora oggi esistente, funzionante, bellissima rivista ancora oggi piena di riflessioni, su cui lui scrive, scriverà tantissimo, immagino l'operogna di Moro dovrà spulciare queste riviste dove sono aggetto continuo eh, riflessione di Moro. Questo è uno scritto intitolato, vorrei dire con un titolo programmatico, per la sua visione politica, per la sua politica, liberazione, liberazione, è del nel primo nel numero del, del 1945, quando è a Roma, ma è sicuro, si intende liberazione, siamo tutti in attesa di una liberazione, questa richiesta, questa speranza che corrono per tutta la vicenda della storia e danno ad essa un'ansia dolorosa, una perenne inquietudine, un bisogno di rivelazioni buone, sono soprattutto di questa tragica ora. Eh, siamo usciti dalla guerra appena. Noi sentiamo il peso grave di mille oppressioni e la ferocia di questa storia umana senza umanità ci prende in una morsa alla quale non è possibile sfuggire. Chi può ricordare senza raccapriccio il terrore seminato nella nostra vita in mille forme, da tutte le parti, con una continuità implacabile, con uno zelo feroce? Chi può enumerare tutte le miserie di questa umanità dolorante, la morte che bussa alle porte di tutte le case del mondo, il bisogno che stringe senza rimedio, la lotta disperata per sopravvivere? Le blandizie di una disonestà accettata per non finire, vinti dalla fame e dalla disperazione in un mondo di bruti. Se la vita non è condannata ad un dolore senza intervallo e senza scampo, noi dobbiamo essere liberati. Ne abbiamo il diritto, perché siamo uomini che la morte non ha preso ancora, uomini ai quali la vita sorride malgrado tutto come una cosa bella e buona. Bellezza e bontà, certo, nascoste in un fondo impenetrabile quasi, ma che affiorano irresistibili, vincendo il dolore con una promessa che non vuol cedere essa al dolore. In questo mondo cattivo noi aspettiamo una liberazione del mondo. Questo cui rinunciamo nella saggetta innocente nel battesimo, ci ha preso ancora e pesa su di noi il mondo? Vogliamo esserne liberati, cioè liberati da questo mondo cattivo. Ma questo mondo è fatto da noi, uomini, che andiamo intrecciando assurdi rapporti di odio, che andiamo disperdendo la vita che dovremmo salvare e svolgere in tutto il suo valore. Non possiamo essere liberati dal mondo se non ci liberiamo da noi stessi, ma chi ci libererà? da noi, eccetera, eccetera. Non voglio leggerlo tutto, ma è bellissimo questo. Eh? Mentre tutto è così oscuro e le forze, le ultime righe, e le forze così poche, mentre diffidiamo di noi e degli altri, mentre la meta appare sempre al di là del nostro sforzo per raggiungerla, conviene forse ricordare la preghiera dimenticata. Liberaci Padre nostro dal male. Perché ci indirizzi in tanto il disorientamento, ci conforti in tanta disperazione? L'idea che la suprema liberazione dell'uomo è la vittoria sul male e che gli uomini non sono soli nel conquistarla. Ecco, questa, questa visione, libertà e liberazione, è nel cuore del pensiero politico di Moro che ritornerà declinato in vari modi anche lungo il suo, il suo magistero politico, nei suoi discorsi, in certi passaggi soprattutto di maggiore riflessione, che sembravano lì per lì un po' estranei ai dibattiti politici del momento, ma che in realtà ne rappresentavano lo scopo, l'orizzonte. Lo ecco, Moro è per questo. Concepisce la politica come l'attività umana complicata, con il potere complicato, con, framezzata da bene e dal male, ma con la, la nobiltà del fine che è quello di una migliore liberazione umana. Ecco. Ecco, si è un po' accennato, ma a questo punto com'è che Moro arriva alla politica? Ma eh, io penso che da una parte lui fosse in qualche modo strutturalmente portato a eh, seguirla, a essere interessato, a capirla. Eh, Monsignor Simoni giustamente citava questo foglio che fonda lui con alcuni amici dell'Università di Bari, proprio quando, quando cade il fascismo e, e lui stava a Bari, quindi a Bari arrivano rapidamente gli alleati e già nell'agosto eh, del 1943 Bari diventa un luogo diciamo, di relativa... Eh, libertà dopo i primi, le prime settimane del governo Badoglio che tenta di tenere in vita un certo autoritarismo, ma poi c'è uno spazio di libertà e quindi fondano questa rivista che, è, eh, che non è una rivista eh, democristiana o, o cattolica, è una rivista fatta con dei colleghi dell'università liberali, monarchici, democratici, radicali, insomma di varia ispirazione e che è una rivista di analisi di quello che sta succedendo nel, nel mondo, nell'Italia. Eh, si parla della grande alleanza internazionale che sta vincendo la guerra, c'è cioè una dimensione di politica estera. Insomma, questo per dire che Moro si butta in questa impresa come uno che era, si vedeva che era interessato. Poi, appunto, c'è anche un, un rapporto piuttosto complicato invece con la DC eh, che stava nascendo al sud, perché la DC che stava nascendo al sud era legata in gran parte alla ripresa del vecchio popolarismo, no? cioè coloro che avevano gestito il Partito Popolare prima della svolta autoritaria di Mussolini, che 15 anni dopo, 20 anni dopo, riemergono da, da, da una vita di stenti, di persecuzioni o almeno di eh, diciamo esilio in, in patria. No? e eh, si ripresentano a, al centro della scena e eh, Moro non ha una grande simpatia per alcune di queste figure perché eh, lui ha un senso generazionale, cioè di una generazione che porta con sé qualcosa di nuovo, eh, che è per esempio un dibattito sullo Stato che ai tempi del primo dopoguerra non c'era, perché il fascismo appunto con la sua versione autoritaria e totalitaria ma aveva posto un problema, che tutto il mondo stava ponendosi in quel periodo, cioè la necessità di ricostruire, di rifondare, di dare nuova forza allo Stato di fronte alla crisi del 29, ai problemi politici ed economici disastrosi che erano venuti fuori, no? alla, a quella sorta di suicidio dell'economia capitalistica che era stata la grande crisi. Allora, questo tema, per esempio, è un tema che generazionalmente lui e i suoi amici pongono. Oppure pongono anche il tema dell'antifascismo, dicendo. Boro eh, dirà poi addirittura in sede di Costituente che la Costituzione doveva essere antifascista, quindi eh, lo matura fortemente questo tema dell'antifascismo, che poi resterà per tutta la vita eh, al centro della sua riflessione, pensate a tutti i problemi degli anni 70, la, la strategia della tensione, le bombe nere, eccetera. Ma in quel momento rimprovera ai popolari che stavano la, rifondando la DC. Di essere troppo limitati nelle impostazioni antifascista, di non parlare a quelle persone che venivano da vent'anni di dittatura e che in qualche modo erano state magari anche un po' supine, chi più complice, chi meno complice, ma insomma che bisognava portare alla democrazia e che invece, secondo Moro, un atteggiamento troppo rigido, troppo limitato rischiava di allontanare come anche il tema Repubblica-Monarchia. No? Eh, lui è sicuramente repubblicano perché dice la monarchia ha eh, sbagliato tutto nei confronti del fascismo, eccetera, ma sta molto attento a non radicalizzare questa posizione perché sa che molta parte de, de, de della piccola borghesia, ma anche delle classi popolari del sud, sono monarchiche, quindi lui dice non dobbiamo allontanare queste persone. Questo per dire insomma, quanto già trentenne insomma, aveva un'idea molto articolata della politica, della necessità di costruire il consenso, di fare i passi necessari uno per volta. E quindi si accosta con fatica a questo tipo di realtà. Alla fine entra, non abbiamo credo certezze ancora documentarie su quando prende la tessera democristiana, ma sicuramente entra attivamente nella DC al momento dell'elezione della Costituente e curiosamente entra perché è una delle candidature che la DC garantisce ai dirigenti del Movimento Cattolico, dell'azione dell cattolica. No? Lì c'era stata tutta una discussione perché in Azione Cattolica qualcuno aveva anche detto ma dobbiamo dare una delega in bianco alla DC. Aveva, si era ventilato addirittura che in sede di Costituente si poteva fare una presenza più forte direttamente dell'azione cattolica, la grande azione cattolica di massa di più undicesimo, cioè era una realtà radicata nel paese, forte. No? Poi allora si decide no, non facciamo una presenza diretta, però almeno la DC ci garantisce alcune candidature e quindi Moro è una di quelle. Probabilmente conta anche il parere del suo vescovo, Monsignor Mimmi. Monsignor Mimmi. Che era, con cui lui aveva un legame molto forte, qualcuno parla addirittura di un mandato, una sorta di, di, di sollecitazione forte, che, che... però io penso, questa è un'idea che mi sono fatto io naturalmente, adesso poi magari il libro che verrà fuori sul Moro Giovane ci darà qualche elemento in più, però eh, io penso che non aveva bisogno del mandato del vescovo, insomma l'aveva già maturata quest'idea, sia pure con queste particolarità insomma che si era costruito nel tempo ecco. Simone in base anche a quello che diceva prima eh, qual è il contributo di Moro alla Costituzione eh, il Moro giovane, trentenne che, che arriva alla Costituente eh, eletto nella, come sarà eletto poi per decine di anni nella circoscrizione Bari-Foggia con un grandissimo numero di, di preferenze, il 2 giugno del 1946. E è subito individuato, ma lo conoscono già perché ha scritto su Studium, eh, è, è stato un dirigente della FUCI, eh, dei laureati cattolici, insegna, quindi è, è notissimo a Roma, ormai non solo, non solo a Bari entra e, ed è subito protagonista. Intanto fa parte della Commissione dei 75, no? la, la grande commissione nell'ambito della Costituente incaricata di elaborare il testo costituzionale, quindi discutendo, ragionando, dibattendo. No? E, e fa parte poi della sottocommissione anche le, su, sulle sui diritti fondamentali, praticamente è uno dei protagonisti principali della formulazione dei primi articoli, quelli fondamentali mi pare siano 11, 10, 11 dell'attuale dell Costituzione nostra. Ecco. Eh, avevano numeri diversi e lui fece a un certo punto un discorso riassuntivo dopo questo lavoro. Molto, molto, ma subito eh, la, 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 sua, la sua cultura giuridica, giuridica, la sua cultura su dottrina dello Stato, la sua cultura sul tema della liberazione e della libertà, eh, la, la, la sua apertura all'incontro dialogico con le altre scuole politiche in qualche maniera, lo rendono un protagonista. Eh. Eh, è uno che lavora moltissimo, che pensa, che elabora, parla a lungo, ma eh, si, impone, si impone insieme agli altri. E gli altri chi sono? Si sanno, i cosiddetti professorini della democrazia cristiana, vale a dire Dossetti, vale a dire la Pira, vale a dire Lazzati, vale a dire, mi pare, Glisenti, non mi ricordo se c'era Glisenti, la Costituzione no, non c'era. Fanfani. Eh, fanfani, senz'altro, no? che venivano da diversi, da diversi posti, da diversi ruoli. Anche Fanfani, tra l'altro, a proposito della, della, non, della non subitanea scelta da parte di Moro della DC, ma anche di Fanfani. Fanfani, quando è in Svizzera, Critica a fondo la democrazia cristiana che, che potrebbe come dire, pretendere di rappresentare lei tutti, i cattolici, Fanfani. <ride> Fanfani, che dopo sarà nel corso del tempo e dei decenni piuttosto eh, rigido, piuttosto, piuttosto integralista, se mi è possibile dire questa parola, ma che probabilmente è inesatta anche per Fanfani. Eh, diventa, eh, quindi. Lui è uno dei protagonisti dei grandi dibattiti, per esempio sul tema della scuola libera. Il, il dibattito che ha con Concetto Marchesi, Concetto Marchesi è un famoso latinista, bravissimo, un, un latinista classico molto molto, molto, molto rinomato. No? Che è del Partito Comunista, acceso comunista. Ecco, e, e con lui dibatte con, dibatte con Togliatti altri temi. Eh, legati ai, ai, ai primi principi. Eh, è la pira soprattutto quello del, magari del, del rapporto fra Stato e Chiesa, mi pare sì, sia Dossetti. più la pira, eh, c'è anche lui, senz'altro, ma, ma è più la pira. I, I rapporti tra i due come erano? Buoni. Loro, sì, loro si sa che erano la corrente, Dossetti, la Pira, Glisenti, altri, insomma, fanfani, i cosiddetti professorini. Eh, che poi presto verranno in, eh, diventeranno in contrasto con De Gasperi, no? con la politica de Gasperiana più là. Eh, mentre Moro appartenente pure a loro, ma fino ad un certo punto alcuni lo chiamano il più de Gasperiano dei Dossettiani, no? perché, perché ha già, ha già una, una, una conformazione di personalità politica appunto duttile non è intransigente, ascolta le ragioni degli altri e matura abbastanza alla svelta una grande stima di De Gasperi, mentre come diceva il professore quando è a Bari, nella, durante, prima nella campagna elettorale del 1946, non, non, trova molto, non si trova d'accordo col popolare rappresentante all'ora della DC a Bari, però poi conoscerà l'autentico, più vero popolarismo nella personalità di De Gasperi che stimerà moltissimo. Ecco, che... Professore, Moro rifugiva l'idea di un partito confessionale, quindi ovviamente la dipendenza dalla gerarchia, eh, però la gerarchia ecclesiastica, com'è che ha seguito la vicenda Moro, a parte l'amicizia a un polo sesto e poi magari ne parleremo a Monsignor Simone, ma com'è che ha visto l'azione di Moro e soprattutto queste eh, aperture eh, che in qualche modo si prefiguravano già nella sua formazione, come accennava, insomma era uno già aperto al dialogo? La gerarchia come ha valutato, come ha seguito Moro? Bah, naturalmente la gerarchia cattolica in Italia in quegli anni era anche composita, cioè c'erano posizioni anche diverse no? e quindi naturalmente Moro aveva eh, figure più affini con cui aveva costruito appunto un rapporto nel corso del tempo e invece anche eh, figure che l'hanno molto ostacolato nel corso del tempo, come, come anche... Eh, eh, noi tendiamo a volte a sottovalutare, insomma, no? la storia del, del, del cristianesimo in questo paese lo leggiamo come un qualcosa di monolitico, ma monolitico non è mai stato, no? cioè sia dal punto di vista dei vertici che dal punto di vista eh, de, della capillarità poi dell'esperienza cristiana. Eh, nelle varie regioni ci sono sempre state posizioni diverse. Si può parlare per ogni momento diciamo di correnti magari maggioritarie, di tendenze dominanti. No? E, e allora, eh, nei confronti di queste, Moro ha avuto momenti di eh, riconoscimento, momenti di sostegno e momenti anche critici. Per esempio, un momento critico è stato anche in sede proprio di Costituente, perché eh, De Gasperi aveva un po' eh, delegato lui era Presidente del Consiglio, intanto che si facevano i lavori della Costituente, aveva un po' delegato questo gruppo di giovani di seguire i lavori e questo gruppo di giovani venne accusato dai padri della civiltà cattolica, che allora era molto austera e conservatrice, di esagerare nelle concessioni, diciamo così, laiciste no? a, a, alle altre correnti eh, che erano presenti in sede di, di Costituzione. Eh, badate bene, in sede di civiltà cattolica in quegli anni si erano elaborate delle teorie sul nuovo Stato che erano piuttosto azzardate perché si parlava appunto... Di, 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 come dire, di, di, un, di un obiettivo di confessionalizzazione dello Stato che era del tutto irrealistico date le condizioni in cui l'Italia era no? e quindi per esempio sulla scuola che giustamente citava Monsignor Simoni come uno dei punti su cui Moro aveva lavorato eh, si diceva bisognava ottenere di più e allora c'è una, una lettera di Moro che è rimasta eh, in cui diceva badate bene cari Padri, eh, bisognerà pure renderci conto che in questa Costituente i, i, in cui siamo il 35% di, di democratici cristiani, eh, il 40% di marxisti e, e una serie di liberali e anticlericali, non è che potessimo ottenere molto di più di questo, no? e quindi l'importante è che siamo riusciti a, fa, a far passare eh, una serie di principi il che è sono coerenti. del matrimonio anche. Eh, per esempio, sul tema del matrimonio ci fu una scocita, perché eh, non si riusciva a far passare l'aggettivo indissolubile che si voleva far passare. Sulla scuola, appunto, c'era chi voleva che si citasse in Costituzione il diritto della scuola privata non solo ad esistere, ma anche ad essere finanziata eh, con soldi pubblici, e ovviamente queste cose non erano possibili. Quindi, già allora insomma, qualche tensione ci fu. Poi, dopo, col corso degli anni. Il grande dibattito più, più grosso e più complicato, anche, forse anche più problematico per la storia d'Italia, fu quello della vicenda dell'apertura sinistra alla fine degli anni 50, no? quando Moro, segretario del partito, guida questo percorso di coinvolgimento dei socialisti nell'area di governo che era pensato esattamente in coerenza al disegno della prima parte della Costituzione. No? Cioè, questo Stato democratico sociale avanzato che teneva i diritti anche sociali come punto essenziale doveva essere eh, realizzato e l'alleanza con i socialisti permetteva di dare forza, di muoversi in questa direzione, mentre eh, in precedenza l'alleanza con i liberali era stata un po' un peso no, sotto questo profilo eh, in chiave di eh, necessità di rispettare gli assetti sociali tradizionali del Paese. E su questa idea dell'apertura a sinistra ci fu un fuoco di sbarramento molto forte le gerarchie cattoliche nella loro maggioranza, l'episcopato, la CEI nascente, il cardinal Siri soprattutto che rimase poi sempre molto molto polemico nei confronti di Moro, ehm, anche se polemico nei confronti di Moro, ma sostenitore dell'unità politica dei cattolici, quindi Moro riuscì a giostrare all'interno di questa operazione, perché eh, non avendo il ricatto di rompere la DC su questo punto no, riuscì a ottenere quello che alla fine era il suo percorso perché eh, la cosa interessante appunto della politica di Moro anche dal punto di vista del rapporto con la gerarchia ecclesiastica eh, è che la duttilità no, giustamente citata prima era sempre una duttilità mirata a realizzare un obiettivo cioè eh, Moro non era il politico della mediazione per la mediazione. Eh, la mediazione doveva servire sempre per ottenere un passo in avanti, magari piccolo, magari eh, temporaneo, magari non quello ideale, ma in vista di un obiettivo. E qui rimane diciamo, il dossettismo di Moro. No? Cioè, il dossettismo di Moro era che eh, la politica andava costruita tutta per realizzare quella parte programmatica della Costituzione, che era la prima parte, che era quella che appunto gli, i, i liberali autorevoli con cui questi giovani giuristi cattolici si confrontavano dicevano che non si sarebbe neanche dovuta mettere in Costituzione. No? Che senso ha scrivere il diritto al lavoro in Costituzione? Dicevano, perché non è una norma giuridicamente attivabile, no? ma loro dicevano esattamente non è una norma giuridicamente attivabile, ma è una norma programmatica, una norma che dice qualsiasi maggioranza ci sarà, comunque deve tenere presente che questo è l'obiettivo. Poi ci possono essere modi diversi di arrivare a quell'obiettivo, ma l'obiettivo deve essere comune. Allora Moro rimane per tutta la vita con questa stella polare, no? questo obiettivo. Eh, è sufficientemente attento alla complessità del paese. Del mondo cattolico, degli equilibri complessivi con gli altri partiti, eccetera, per ritenere che quell'obiettivo si poteva realizzare solo portandosi dietro anche chi all'inizio non l'aveva capito, anche diciamo, chi era erede del moderatismo o del conservatorismo fascista, no? questi mondi che pesavano anche in termini di consenso elettorale nella DC. Che avevano una forte presenza anche nel mondo cattolico, perché eh, le idee avanzate dei Dossettiani non è che fossero condivise da tutti nel mondo cattolico. Allora lui diceva: eh, mentre Fanfani nel 58 aveva provato a forzare, no? a dire andiamo avanti verso il centro-sinistra, e, e, e poi chi ci seguirà ci seguirà, ed, ed aveva perso. Moro dice: No, facciamolo prudentemente, no? cioè tentiamo di convincere, tentiamo di fare un passo alla volta. Evitiamo di presentare questi passaggi come dirompenti perché se li presentiamo come dirompenti causiamo reazioni uguali e contrarie. Questo è un po' il suo metodo. Facendo un salto alla fine e poi magari torniamo indietro. Ma l'apertura al Partito Comunista era concepita nella stessa logica, io credo. Eh, come fu interpretata, fu eh, valutata in modo meno, meno anche, drammatico. Anche in questo caso ci in fu Italia. un dibattito: eh? ci fu un dibattito nel mondo cattolico. Non tutti erano erano eh, d'accordo, eh, ma eh, intanto era un'apertura sicuramente diversa, cioè non era mai concepita, Moro non la presenta mai come un'alleanza, mentre quella col Partito Socialista all'inizio era uno stato di necessità, perché doveva convincere appunto, ma pian piano poi diventa un'alleanza su cui eh, investe politicamente, no? cioè rimane un po' il perno della sua politica. Il discorso del rapporto col Partito Comunista negli anni 70 è, è un passaggio molto più prudente, cioè è un'attenzione che deve coinvolgere il Partito Comunista non nel governo, ma nelle istituzioni, cioè deve portare il Partito Comunista a difendere la democrazia, a, essere, a completare il suo percorso di costituzionalizzazione che era iniziato naturalmente nell'essere un membro della Costituente e dell'aver fatto parte del, de, de, dei fondatori della Repubblica, ma che allora Togliatti aveva sempre interpretato in una chiave piuttosto tattica. Per ora siamo in questo orizzonte, ma prima o poi potrebbe anche arrivare l'ora X, non lo escludiamo. No? L'evoluzione del Partito Comunista è invece che pian piano l'orizzonte della democrazia costituzionale diventa l'orizzonte diciamo intrascendibile, Berlinguer comincia a dire questa cosa qui, Berlinguer comincia a dire stiamo nell'Occidente, però tutti questi passaggi dovevano essere aiutati, dovevano essere portati più avanti. Allora Moro dice eh, coinvolgendo il Partito Comunista nelle istituzioni aiutiamo questo percorso di evoluzione. Questo almeno è il mio modo di leggere quei fatti, perché in realtà bisogna anche dire che sono fatti che non sono ancora così documentati dal poter avere una lettura diciamo incontrovertibile infatti c'è chi li interpreta in modo diverso qualcuno dice no, il rapporto eh, di Moro col partito comunista fu esclusivamente strumentale cioè il problema era eh, salvare la centralità democristiana in quel momento i socialisti non volevano fare più il governo di centrosinistra quindi teniamo il partito comunista lì a, a, a bagnomaria no? sul guado come si diceva tra maggioranza e opposizione e così lo logoriamo Questa è una lettura che io non credo fosse la lettura di Moro, ma che oggi viene anche presentata come, come una delle interpretazioni. Io penso invece che lui avesse questa idea che il Partito Comunista, eh, non dimentichiamo che la società degli anni 70 era una società in movimento, in ebollizione. Quella degli anni 60 era una società ancora statica, tradizionale, in cui c'era il benessere che cominciava lentamente, lentamente a diffondersi. Ma qui invece c'è stato il 68, c'è stata la violenza, ci sono state le contrapposizioni sociali. E quindi eh, il Partito Comunista è in qualche modo per Moro anche un aiuto a filtrare sul terreno appunto poi istituzionale tutto questo eh, pulsare di vita della società che Moro vede con grande favore, con grande attenzione. Non è uno che chiuda a queste eh, dinamiche anche individuali o sociali che si stanno muovendo, però eh, che vede anche con preoccupazione perché potrebbero senza essere governate potrebbero portare al disordine e portare tra l'altro a reazioni uguali e contrarie sul fronte eh, della destra reazionaria. Questo è il timore. Monsignor Simoni, tornando, l'avevamo accennato, all'amicizia con Paolo VI. Si è visto le posizioni diciamo, della gerarchia, eh, però al di là dell'amicizia Paolo VI ha sempre condiviso, prima ancora eh, Giovanni Battista Montini, ha sempre condiviso il percorso di Moro. Io credo di sì, dico credo perché vorrei lasciare una riserva per studi più approfonditi. C'è un, un momento in cui potrebbe darsi che su quel particolare problema ci fosse non proprio un'identità di vedute. In genere sì, senz'altro senz nel cammino dell'apertura a sinistra inteso, come intendeva Moro, eh, guadagno, guadagno alla, alla difesa della Costituzione repubblicana e all'assoluta difesa della democrazia di masse popolari che rischiavano di esserne ai margini invece. No? E, Paolo VI credo, anche se per esempio nei confronti di singole persone politiche e di singoli episodi, Paolo VI quando per esempio è arcivescovo di Milano, non vedeva granché bene granelli mi pare la base un po', sì, la, ehm? la, base, la quella, corrente di base la corrente troppo era laicista. la allora era base sì. vera, sì, confidenziale? di base la corrente di base la corrente di base la corrente di base la corrente la corrente la Avete letto in, in questi giorni. Sì, sì però scusa questo, eh, ovviamente. Eh. Eh, dette in quell'occasione sono eh, espressione di un, di un animo sincero di, di amico. amico. L'ultima parola, l'ultimo aggettivo con, con lo quale lo chiama: no? Uomo buono, giusto, mite, saggio, eh, amico. Amico, vero, è vero, è verissimo. Anche se. Eh, Moro, per l'educazione che aveva avuto, c'è sempre un certo rispetto reverenziale, magari. Non è che, eh, o come oggi, magari gli si fa una telefonata. Poteva. Era, era, erano, erano più tenuti in certi confini così. Se volete, di educazione, comunque la confidenza era, era assoluta. E da Paolo VI ha, ha imparato molto Moro, come hanno imparato gli altri. Si parlava prima, c'è stato un accenno alla figura di Maritenne, alla filosofia di Maritenne. A questo proposito, direi che Moro, senz'altro, avrà letto il libro I tre riformatori di Maritenne, tradotto in italiano proprio da Montini, proprio da, negli anni venti, questi, già, già negli anni venti. Ma la, la vera presenza di Maritenne è, è successiva è successiva ancora non si conosce bene non si conoscono bene le tesi di umanesimo integrale, tantomeno quelle dell'uomo e lo Stato che è molto successivo del Maritain del periodo americano io credo, approfitto ancora di un'occasione che mi è data per sostenere, sostenere che il primo a far conoscere Maritain in Italia, in Italia a parte il libro di Montini, la traduzione dei tre riformatori, no? Lutero, Cartesio e Rousseau, parlava Maritain. Dei tre riformatori, cioè antesignani e simboli in qualche maniera della modernità, no? Io credo che il primo, lo sostengo, sia stato. Ora, appunto, vorrei sapere cosa ne pensa il professore De Gasperi. De Gasperi, però, anonimo. Quando De Gasperi era dopo il carcere. No? in Vaticano, accolto da più un decimo eh, che gli aveva dato questo lavoro alla biblioteca vaticana, faceva le schede, faceva le schede. e che in quel periodo per mantenere la famiglia che intanto cresceva, ha avuto quattro figliole, eh, lì in via Bonifacio VIII, stava eh, vicino al Vaticano, e che stava cercando affannosamente, pur con grande dignità come era nel suo stile, di lavorare, per esempio telefonando e scrivendo alla libreria editrice fiorentina di Firenze, datemi qualche libro da tradurre. Cercava traduzione per campare la sua famiglia, De Gasperi. De Gasperi, però, anonimamente, con, con, con uno pseudonimo Demofilo, specta no, spectator questa volta scrisse sull'Illustrazione Vaticana il riassunto della, della prima della prima edizione in qualche maniera di, di umanesimo integrale, perché prima, prima di, di essere pubblicato come umanesimo integrale nel 1936 c'erano stati circolanti delle, 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 dei fogli insomma, che parlavano di questa nuova cristianità, di questa nuova cristianità, nuova nel senso di, che, che succede ed è diversa dall'antica cristianità. No? De Gasperi in, quel, in quegli scritti fa conoscere, per chi l'avrà letto, e in genere questo non si dice, mi pare di dover rendere giustizia a quest'uomo nascosto in Vaticano, in biblioteca, che scruta i, i, i nuovi pensieri per nutrire i cattolici e farli... Più saggi invece di avere troppa fiducia nel fascismo. Ecco, magari eh, poi si coinvolge anche il pubblico, quindi mi avvierei su un paio di ultime domande. Vorrei tornare al professor Formiconi sul Paolo VI, però per quanto riguarda la vicenda del sequestro, perché mi sembra che stiano venendo fuori particolari finora non conosciuti. Insomma, sono usciti anche di recente libri dedicati proprio a questo. Cioè, Paolo VI ha fatto molto di più di quanto si pensasse per la liberazione di Moro e forse era pronto anche, anche a raccogliere lui. una cifra per un riscatto. Sì, quello che adesso è ormai abbastanza accertato è che ci fu questo tentativo eh, che fu uno di quelli che conosciamo di tentare di trovare... Un canale per raggiungere la prigione del popolo cosiddetta, per raggiungere chi teneva Moro in ostaggio e, e, e per trovare appunto un canale che portasse eh, alla sua liberazione. Eh, quello vaticano era probabilmente, probabilmente ormai lo sappiamo insomma, da alcune testimonianze, basato sull'idea di raccogliere un riscatto in denaro piuttosto cospicuo. Che era stata cosa che i brigatisti in passato non avevano disdegnato perché, naturalmente, organizzare la clandestinità era una cosa piuttosto costosa. Ma probabilmente eh, il tentativo che fu fatto di trovare delle, eh, un canale per raggiungere appunto, i brigatisti tramite le carceri, in particolare i cappellani delle carceri, Monsignor Curioni, Monsignor Curioni non riuscì probabilmente perché, a quello che si capisce, eh, forse fu trovato un interlocutore. Eh, diciamo che millantava la capacità di raggiungere eh, i sequestratori. Eh, qualcuno dice che proprio anche la lettera famosa di appello in cui Paolo VI scrive: Parlo a voi uomini delle Brigate Rosse, no? con questo tono anche rispettoso e che tenta in qualche modo di trovare un contatto sul piano umano, potesse anche essere un tentativo di. Eh, come dire, eh, dare un segnale perché non si era riusciti a trovare appunto questo canale che eh, si sperava di trovare. Eh, sappiamo che ci furono altri tentativi di trattativa riservata che non andarono a buon fine, probabilmente perché le Brigate Rosse non avevano nessuna intenzione di trattare, come dimostrano dal fatto che rendono pubblica la lettera a Cossiga, la prima che Moro scrive. Che aveva una logica solo se fosse stata consegnata eh, riservatamente al, al destinatario. Invece, loro la rendono pubblica, raccontando poi a Moro che era stata invece la polizia a renderla pubblica, come oggi abbiamo capito dalle lettere Tante e dagli scritti, no? cioè c'è stato anche inganno nei confronti del, del prigioniero e quindi. Eh, da quello che si capisce appunto le, le, le brigate rosse non avevano nessuna intenzione di trattare. Ecco. Qualcuno dice che sarebbe stato Paolo VI disposto anche a fare lo scambio? Ma questo tema dello scambio è stato anche affrontato, eh, altri vescovi si erano offerti, qualcuno poi va in Vaticano e si sente sconsigliare di farlo pubblicamente, in realtà sono gesti ovviamente di grande spessore morale ma che non hanno grande base pratica perché in realtà i brigatisti non avevano nessuna intenzione di mettersi ovviamente in un orizzonte di questo tipo. Eh, C'è poi appunto questa famosa frase che sta nell'appello di Paolo VI, liberate eh, Aldo Moro semplicemente senza condizioni, su cui si è discusso all'infinito perché secondo una certa versione era stata richiesta come introduzione dal governo che era fisso sulla tesi della fermezza. In realtà, l'ultimo libro che è uscito su queste cose fa vedere la minuta di, eh, della lettera del Papa che avrebbe scritto dopo una notte di preghiera eh, con delle correzioni di Monsignor Casaroli, che era il sostituto della segreteria di Stato. Eh, più diciamo favorevole alla politica di Moro, mentre l'altro sostituto, Monsignor Caprio, era piuttosto invece conservatore, piuttosto critico di Moro. Ma insomma, alla fine eh, sembra che quella frase fosse, anche se all'inizio era stata scritta in un modo diverso, venuta fuori di getto eh, da, dal Papa. Tra l'altro il governo, eh, se posso dire una cosa in più su questo passaggio. Una delle cose che è rimasta nell'opinione pubblica italiana, l'unico successo propagandistico reale delle Brigate Rosse è che Moro è stato ucciso per colpa dei suoi amici di partito, no? cioè che sono stati loro a volerlo, a volerlo far morire. Questa è rimasta come opinione comune. Io penso che sia largamente infondata, ovviamente, perché nessuno di loro voleva, nel senso dei suoi compagni di partito. Andreotti, da quello che sappiamo, presidente del Consiglio, aveva sentito anche i comunisti, ha autorizzato eh, il Vaticano a provare quel tentativo, sia pure appunto così eh, rischioso e così anche poco, eh, come dire, difficilmente realizzabile. No? Quindi c'era stata un'apertura, perché era, era ovvio che in pubblico bisognava tenere una linea... Eh, il grande dibattito, fermezza trattativa... Oggi vederlo a 40 anni di distanza era anche piuttosto sfalsato rispetto alla realtà. No? In pubblico non si poteva che tenere quella linea, magari con toni che avrebbero potuto essere diversi, ma poi dopo il problema della trattativa era tutto un problema da, gio da giocare in, in chiave riservata. Se i brigatisti o chi per essi, no? o chi in realtà controllava fisicamente Moro, cosa di cui non abbiamo certezze assolute, eh, avessero voluto accedere a una trattativa, ma probabilmente non l'hanno voluto. Monsignor Simoni, l'ultima domanda. Cristianamente parlando, quello di Moro si configura come un martirio? Non so rispondere con precisione. Credo di sì. Nel senso che la morte per uccisione, per assassinio, di uno che ha voluto testimoniare eh, la, il proprio ideale politico, di uno che rappresenta agli occhi delle, dei brigatisti il, il peggiore rappresentante della classe politica di allora, ma che ai suoi amici, ai suoi, eh, come dire, soci, consoci di democrazia cristiana, rappresentava invece tutto il contrario. Ecco. E certamente si può, a favore di un'idea del martirio, portare anche la, 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 la coerenza con la fede che ha dimostrato anche attraverso le lettere più drammatiche, nonostante tutto. La mia riserva, però, c'è cioè una, una riserva, io non, non, non posso dare stasera una sentenza precisa in merito, è l'esaminare davvero tutti gli scritti di Moro, quelli davvero di Moro, Moro, quelli di Moro ma condizionato, non so. Oltre le lettere c'è questo Benedetto Memoriale, questo Benedetto Memoriale che, che mi, mi pone dei problemi, pone, proprio nel rapporto di lui con i suoi amici, o allora, secondo il memoriale, ormai ex amici. Un anno prima, un anno prima nella famosa, nel famoso dibattito per l'incriminazione di Guy e di Tanassi per l'affare Lockheed, no? Voluta, no? Moro si distinse nell'aula parlamentare con una grande orazione, diciamo, con un discorso veramente appassionato, come il difensore della dignità morale anche della democrazia cristiana. Cioè non siamo disonesti, non siamo disonesti da questo. Non ci potete nelle piazze processare come classe politica disonesta, secondo la vulgata molto diffusa, molto diffusa proprio di una certa sinistra, ma anche di una certa destra, non meno volgare a mio avviso, più volgare della sinistra nei confronti soprattutto, in particolare, della politica di Moro. Mi riferisco a certe pagine dello specchio, a certe pagine del borghese ed altri ancora. Ora, eh, che, cosa, che cosa vedo io? Dobbiamo dar retta, ora noi, Dopo, dopo 40 anni, dopo che si sono letti tanti libri, dopo tutte le scoperte fatte, e nonostante tutti i misteri che reggono, dobbiamo dare retta al muro del discorso del marzo o del maggio, mi ricordo, del, del 1977, in difesa, in difesa aperta della democrazia cristiana, o al muro del memoriale trovato a via Montenevoso a Milano. No? Non trovato subito, in cui ci sono delle parole atroci nei confronti dei suoi amici, che chiama ex amici, ai quali dà del lei, per esempio, dà del lei no? Dure, dure, nei confronti di Andreotti in particolare. Solo nei confronti? Eh? Solo. Sì, è, ma anche altri come tratta Piccoli, come tratta Lì, Rumor, però... come tratta Galloni, come tratta, Galloni, che erano dei suoi amici. Eh, come dire, a, a chi si deve dar retta? Ecco, qual è eh, il moro che del memoriale, quello ultimo che ha cambiato idea e per il fatto che i suoi amici non, vogliono, non hanno voluto o potuto seguire la sua, linea, la sua linea della trattativa, la linea che lui legittimamente, per carità, legittimamente esponeva ed esigeva fosse presa sul serio. Oppure, oppure è un Moro che, che deborda in qualche maniera e c'è un'aura un e delle parole di vendetta nei confronti di questi ex amici. Cioè, e anche la pubblicistica, in qualche maniera, io vorrei porre questo problema: ecco, oggi si può porre. La pubblicistica eh, nel, ripresentare, nel ripresentare il martirio di Moro, appunto, il, il, il caso Moro, la, il processo a Moro. Come, come si è eh, feroci, come si è mh, talvolta proprio negativi nei confronti del, dei democristiani da allora che ebbero questa, questa vicenda così drammatica in cui non so cosa si sarebbe potuto fare di più. A, a, a parte questo, io ho un, un altro problema vorrei anche lei mi potesse dire se sbaglio o no. Ma era stata decisa la riunione della direzione della democrazia cristiana il 4 di, 4, di maggio, e si sapeva, quindi lo sapevano anche i BR, le Bigrate Rosse, che in quella direzione della democrazia cristiana Fanfani avrebbe, avrebbe preparato, avrebbe proposto una, una sorta di, 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 nuovo, di nuovo espediente. Per... Moro fu ucciso subito. Moro fu ucciso. A mio avviso, a dimostrazione, posso sbagliare, a dimostrazione che le Brigate Rosse lo, lo volevano far fuori in ogni modo. Io dico questo. Però, ripeto, sono interrogativi a me affondano in questo mistero. Vorrei che ci fossero più luci, davvero, per, per metterlo a crea. Perché il, a me, il memoriale per me è drammatico: l'ho riletto oggi nel libro, nel libro di, da Milano, mm. fa male fa male. Questi amici di, di, di pochi giorni prima che lui non è riuscito a convincere perché trattino con le brigate rosse per la sua liberazione, cosa umanissima, giusta, per carità, sono, sono trattati a mio avviso molto, molto male. Ora vengono fuori vecchie, vecchie valutazioni non molto di, di stima nei confronti di quello o di quell'altro, ma dette in, que, dette in quei termini, guardi particolarmente quella di Andreotti, ma ormai la, la vulgata di Andreotti Belzebù, si sa che è diffusa. <ride> ma è giusto? È giusto. Soprattutto in quel momento lì. Eh, no? Professore, poi... No, no, a... ma capisco la sua riflessione. Io la vedo in un modo leggermente diverso, eh, sotto due profili. Uno, eh, Moro, eh, nel discorso per cui dice non ci faremo processare nelle piazze, ma dice anche noi non difendiamo sì, sì, tutti sì. i comportamenti sì, della DC, non difendiamo tutti gli esseri, tutte le scelte che hanno fatto i democristiani, quindi sappiamo distinguere, lui dice questa cosa qua, sappiamo distinguere. E sappiamo che nel corso della sua esistenza politica precedente eh, la, la, il confronto interno alla DC spesso era anche un confronto molto acceso di, di posizioni diverse e di anche contrapposizioni, cioè c'era chi appunto nei confronti di Moro eh, giocava eh, come dire, anche molto duro in chiave di... Di, di contrapposizione soprattutto in un periodo quando lui. Ma anche negli anni sì. 70, però sì, eh, c'è questa, questa componente della destra interna tecnocratica che va a parlare sì. all'ambasciata americana per dire: Moro ormai è un vecchio, bisogna metterlo da parte. Cioè, ma non eh. rammenta quelli, Moro. No, 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 no. Però dico: eh, la, la cosa curiosa della vicenda democristiana, eh, io mi sono fatto un po' quest'idea adesso stiamo tentando di approfondire, di scrivere anche una specie di nuova storia della DC. Ma insomma. La cosa curiosa è che c'era questa situazione in cui c'erano delle battaglie durissime e c'erano anche dei eh, rapporti eh, personali molto complicati, che poi venivano spesso ammorbiditi nelle riunioni, nel, nei momenti pubblici, eh, un po' per un certo tipo di probabilmente pudore o atteggiamento come dire, prudente, a non mostrarsi all'esterno troppo divisi, che era eh, della politica dell'epoca, dopo si è imbarbarito molto no, questo tipo di rapporti personali, però allora c'era questa cosa, insomma ci sono del, delle riunioni de, 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 delle direzioni democristiane in cui fino a, a, a tre ore prima si erano accoltellati per, il, per, dire, per tenere il posto di Presidente del Consiglio o no, in cui poi c'è questo latte e miele, no? quindi questa cosa va un po' demitizzata, cioè c'erano rapporti molto duri e anche molto complessi, Moro aveva rapporti di fiducia con una parte del partito, di collaborazione con altra, di sfiducia e di, e di lotta aperta con altri, eh, quel, Te, quel testo scritto nel memoriale poi oggettivamente è un testo uh, che è scritto in condizioni estreme, no? noi non sappiamo come eh, nasce, cioè per certi versi sappiamo, perché capiamo da indizi più che altro, no? che sono risposte a domande brigatiste, eccetera. In qualche altro caso probabilmente sono degli sfoghi che lui, che lui fa, però non abbiamo l'idea. Sicuramente abbiamo l'idea che i brigatisti... O chi, per loro, o chi per loro lo condizionano dicendogli alcune cose che non corrispondono alla realtà, per esempio presentandogli appunto eh, i suoi compagni di partito come accesamente contrari alla sua liberazione, cosa che in realtà poi eh, è appunto relativamente infondata. Perché eh, io sono abbastanza d'accordo che alla fine eh, non ci fu apertura dei brigatisti a una trattativa. No? Eh, ci fu, a quanto sappiamo, un dibattito interno. Però poi alla fine si, si arrivò a quella decisione appunto come lei ricordava, anche se eh, Fanfani in realtà tarda a prendere quella posizione di apertura che avrebbe in realtà annunciato prima a fa far parlare Bartolomeo. Insomma, eh, c'è una grande anche impotenza, una grande fatica all'interno di, di quel discorso. Eh, certamente. Moro fa capire un'altra cosa con quello scritto, cioè che il problema non era solo che loro non hanno accettato la sua proposta della trattativa, ma era che si sono dimostrati eh, incapaci di gestire la via maestra che era la via del funzionamento degli apparati di sicurezza dello Stato. E lì oggi in sede di giudizio Tutti critico eh, possiamo dire che non era certamente colpa solo de, 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 de della classe politica. Perché probabilmente la classe politica era condizionata da, da giochi sotterranei, di eh, spezzoni di apparati che facevano politiche contrarie, perché poi abbiamo scoperto che eh, erano della P2, eccetera. No? internazionalizzati E condizion, condizionati anche probabilmente da infiltrazioni internazionali, eccetera. Quindi certamente non era colpa solo eh, dei democristiani, eh, oggi lo possiamo dire spassionatamente, ma Moro vedeva questo tipo di incapacità. E infatti. Eh, rispetto a quasi tutti i suoi compagni di partito, il giudizio è più di incapacità che non di cattiveria. L'unico giudizio veramente durissimo è quello su Andreotti, no? eh, livido, assente, chiuso nei suoi, nei suoi sogni di gloria, Guardi, e lì, eh, è, è lì la storia dei Galloni. rapporti con Andreotti è tutta da costruire perché, perché sappiamo eh, che Andreotti, è politicamente, è una figura. una figura complicata, una figura complessa, una figura che, che, che aveva certamente un rapporto. Per esempio tra eh, come dire, il progetto politico e la pratica della politica, molto diverso da quello di Moro fin dalle origini, anche se erano tutti e due figli della Fuci, anzi, presidenti sono stati che si sono ceduti no? subito dopo, eppure veramente lì c'è un mondo di eh. differenza dal punto di vista umano. No? Eh, e questo conta poi perché. Eh, nei, nei, nei trent'anni poi di collaborazione successiva formalmente eh, nelle carte si trova sempre un grande rispetto tra i due, anzi eh, è Moro poi che eh, suggerisce Andreotti come Presidente del Consiglio nel 1976, no? dopo la, la famosa vicenda delle, delle elezioni con i due vincitori e, e con eh, la necessità di trovare un governo che in qualche modo coinvolgesse i comunisti, quindi eh, C'era questo rapporto di formale collaborazione, di formale rispetto, che però probabilmente aveva sotto qualche elemento che poi lì emerge no? in quel momento drammatico finale con quel giudizio così veramente duro. Ecco. Però io penso che bisogna molto contestualizzare. Molte sì. altre cose che Moro, dice, che Moro scrive in quei testi sono eh, leggibili. Con grande continuità rispetto alla sua politica, anche se magari con un linguaggio diverso, certamente. No? Lì probabilmente lui eh, si lascia anche un po' andare, oppure di fronte a, allo spettro estremo della fine della vita. Oh, per carità, tutto il eh, che sappiamo diciamoci. che può essere che ci sia stato appunto un per riflesso terzo, anche su, di Randi. Non, non ho dubbio sul. Quello sicuramente, però, insomma, certamente, sono, sono testi di che pongono problemi seri. È una, è una tragedia, con, con degli attori non piccoli, non piccoli. Poi se si allarga l'esame, l'analisi alle, alle influenze internazionali, sia americane, c'è dubbio, che sovietiche, ambedue contrarie, contrastanti, il disegno di Moro, di Berlinguer, eh, allora la tragedia assume ancora toni più drammatici. Poi non dimentichiamo anche un fatto biografico, perché Moro ha sempre dato l'immagine di essere più anziano di quello che era, in fondo è stato ucciso a 62 anni, quindi non è che fosse così vecchio, un po' l'impressione. Ecco. Io direi un primo grazie davvero anche con un applauso. E... e poi raccogliamo delle domande dal pubblico. Allora intanto grazie a Toscana Oggi, a TV Prato per eh, questa opportunità, questi tre incontri eh, necessari e coraggiosi direi. Eh, in questi ultimi mesi c'è stato un grande interesse attorno alla figura di Aldo Moro. Eh, e voglio chiedere ai nostri così, relatori di stasera se è un interesse scontato, cioè legato al fatto che c'è il quarantennale, legato al fatto che si è conclusa eh, la, il lavoro eh, molto positivo della commissione d'inchiesta, oppure se c'è anche dell'altro, eh, e l'altro è che la figura di Moro è una figura ancora attuale e il suo pensiero può avere anche un valore. Noi nel primo incontro che c'è stato quello con Vannino Chiti e Beppe Matuldi è stato usato un aggettivo riguardo al pensiero e all'azione politica di Moro cioè l'aggettivo dell'inattualità non, non era un giudizio di merito c'era insomma che eh, non era sicuramente un tipo di pensiero adatto a, a un, al tempo come il tempo presente. Però io colgo ancora eh, in tante cose che sono state rilette in questi incontri, eh, in quello che insomma poi personalmente si legge, in tante trasmissioni televisive davvero non scontato lo spazio che eh, i media hanno dato alla figura di Moro, ancora una carica profetica. Ecco, cosa ne pensate? Ora veramente eh, è una domanda, sarò brevissimo. La domanda è questa: e, e noi abbiamo avuto in questi anni, da, anzi da vent'anni, il tentativo che ha un nome e un cognome, che è quello di Romano Prodi, di mettere insieme la sinistra di matrice cristiano-cattolica e la sinistra di matrice marxista o comunque eh, diciamo laica. Questo disegno. Io penso fosse anche nelle corde di uomini come Moro e come Berlinguer. È un disegno che deve essere lasciato cadere. E io dico di no, e credo proprio di no. O deve esigere una rifondazione che parta anche dall'analisi di quello che effettivamente volevano uomini come Berlinguer e come Moro. La strategia dell'attenzione, verissimo, Moro la pronuncia già a partire dal 69, però la strategia dell'attenzione all'inizio è l'attenzione delle forze della DC in primo luogo e delle forze legate al centro-sinistra a una opposizione che deve rimanere opposizione. Questa è la sua idea, cioè bisogna che questa opposizione sia come dire, considerata non più... Semplicemente come un'opposizione di sistema, come un'opposizione legata all'Unione Sovietica, come un'opposizione che non si ascoltava perché troppo ideologica, ma doveva essere un'opposizione da responsabilizzare. Questo era un po' il tipo di discorso che Moro fa nel 69, che il suo partito non capisce no, all'inizio e che lui stesso poi ridimensiona un po' dopo che viene fuori. La crisi del Partito Socialista, la crisi del centro-sinistra e quindi eh, l'ipotesi che quell'equilibrio riformatore in cui lui aveva creduto negli anni 60 non riuscisse più ad andare avanti. E allora lui per qualche anno, rispetto al Partito Comunista, è, è, è molto prudente. Poi c'è la proposta di Berlinguer del compromesso storico, non dimentichiamolo, 73, quindi cinque anni dopo. No? e che è una proposta legata ad una riflessione sul fatto che il partito aveva per molto tempo coltivato quest'idea dell'alternativa alla DC, no? cioè contrapposizione tra i due schieramenti, è possibile costruire un'alternativa di sinistra alla DC. Berlinguer dice che in un contesto come l'Italia l'alternativa di sinistra che vinca per poco è a rischio. È a rischio perché cita il Cile, Allende, Pinochet, eccetera, no? le vicende che conosciamo. Questa era una sensibilità che aveva anche Moro, cioè la preoccupazione che passi avanti troppo rapidi portassero appunto a una reazione eh, perché aveva letto con grande attenzione tutto il movimento della strategia della tensione, sapeva benissimo che cosa c'era dietro, non erano solo quattro estremisti neri, c'era dietro una parte degli apparati dello Stato che sostenevano queste cose. Quindi la preoccupazione della reazione era molto forte. Moro eh, però dice a Berlinguer il compromesso storico inteso come un tornare alle scelte prima del 47, alla grande alleanza antifascista sostanzialmente, non è praticabile. Eh? Questo lo dice con grande chiarezza e non è praticabile perché non ci sono le condizioni per governare insieme. Voi comunisti state facendo un enorme eh, processo di revisione ideologica. Questo Moro lo dice con grande chiarezza, lo apprezza. Ma è un processo che deve essere continuato. Perché un conto è dire che volete costruire il socialismo nell'Occidente e non seguite più il modello di Mosca. Ma cosa vuol dire il socialismo? Eh, non è una cosa chiarissima, no? e quindi c'è bisogno di un percorso. Allora, l'idea del percorso è l'idea di Moro, io credo. Eh, ripeto, non abbiamo delle certezze perché nei discorsi pubblici Moro eh, in certi passaggi sembra dire meno di quello che in realtà pensa. No? E le carte eh, diciamo, su cui poi si potrebbe costruire un'interpretazione più solida, per esempio dei carteggi, delle lettere, in cui Moro si, si esprima più liberamente, non le conosciamo per quegli anni. Quindi. Siamo un po'. Mentre sugli anni 60 ormai possiamo dire veramente quasi tutto, eh? sugli anni 70 siamo un po' incerti. Allora eh, è una questione ancora un po' di interpretazioni di come leggere il discorso della terza fase che fa Moro. Io penso che lui credesse a questo incontro in termini appunto di eh, eh, passaggio del Partito Comunista sul terreno delle istituzioni e della democrazia senza più remore. Eh, senza più retropensieri, e però certamente, giustamente lei diceva c'era un problema di eh, basi che avevano litigato per decenni, c'era un problema di condizionamenti esterni, c'era un problema di chi non voleva questo, questa intesa, Moro lo dice però con grande chiarezza, non pensa a un governo insieme, nel 1976 non pensa a un governo insieme, pensa a portare il Partito Comunista fuori dall'opposizione anche per affrontare l'emergenza, perché c'era l'emergenza economica, terroristica, eccetera. Eh, nel 1978 pensa al Partito Comunista nella maggioranza ma non nel governo. E ai gruppi parlamentari nel febbraio del 1978 dice eh, io vorrei sapere cosa c'è dopo, cosa c'è dopo questo anno di tregua che abbiamo eh, maturato facendo entrare il Partito Comunista nel, nella maggioranza, ma non ve lo posso dire, non lo so. Era troppo realista per pensare di poter anticipare gli sviluppi. Eh, lui dice: eh, questo percorso aiuterà tutti e due. La nostra flessibilità è una frase tipica di Moro: più che il nostro potere ha salvato la democrazia italiana, e quindi ancora ci vorrà flessibilità. L'unico testo in cui Moro dice. Eh, Penso che dopo questa fase di collaborazione ci sarà una democrazia dell'alternanza, è quella famosa intervista a Scalfari. Che Scalfari eh, ottenne dopo anni in cui i due non si parlavano perché c'era stata la famosa vicenda del, del, delle carte del Sifar, del processo all'espresso, eccetera, degli omissis di Moro su, sulle, sulle questioni del piano solo. E Scalfari ottiene questo colloquio nella primavera del 78 e lo pubblica poi dopo la morte di Moro, scrivendo che Moro gli avrebbe esplicitato una visione del tipo andiamo verso una democrazia dell'alternanza, però con parole che sembrano più scalfariane che non morote, mettiamola così. No? Quindi e può darsi che Moro coltivasse l'idea che prima o poi si sarebbe dovuto arrivare in quella direzione, ma sicuramente non era così sicuro, lo intendeva come un processo. Gli americani, gli americani, eh, come dire, bisognerebbe fare un discorso un po' più analitico, perché gli americani sono una poliarchia, sono una realtà complicata, non è che tutti la pensano allo stesso modo, non è che c'è so, una posizione degli americani, eh, o, o, o nemmeno, non c'è una posizione del governo, non c'è una posizione nemmeno della CIA, perché se, se intendiamo la CIA, eh, il, i servizi segreti americani come... È apparato di intelligence, ci sono i documenti ormai della CIA che conosciamo, in cui si apprezza quello che Moro sta facendo nella politica italiana. C'è un apparato di intelligence che capisce quello che sta muovendosi, poi c'è un apparato di eh, covert operations, di eh, attività coperte. Eh, all'estero che in quegli anni dopo il 74-75 era stato molto ridimensionato, ma che naturalmente non sappiamo cosa facesse in tutti i dettagli. Quindi per dire gli americani bisognerebbe sempre intendersi. Eh, quando parliamo di una incomprensione americana dell'ultima strategia di Moro verso i comunisti, è verissimo che c'era un'incomprensione di Kissinger, cioè il segretario di Stato dell'amministrazione Nixon tra il 69, prima non era segretario di Stato ma era consigliere per la sicurezza nazionale, ma di fatto era l'uomo forte dell'amministrazione Nixon, che manda in Italia un ambasciatore che non parla mai con Moro, no? eh, cosa gravissima perché insomma un ambasciatore eh, di un paese sta in Italia 5 anni, eh, dal dall'inizio del 69 al 74, e non, dal 73 a 4 anni, e non parla nemmeno mai con Moro, per dire che pro quanto proprio... no? fosse lontano come impostazione. E sicuramente questo conta dal punto di vista delle difficoltà che Moro deve gestire. Quando però c'è l'amministrazione Carter il discorso è molto più complicato perché l'amministrazione Carter non è così ostile. Carter è un democratico, Carter capisce che può anche essere utile agli equilibri occidentali che il Partito Comunista si avvicini alle aree di governo, quindi insomma non c'è una posizione così preconcetta così rigida, così dura come quella di Kissinger no? eh, però l'ambasciatore Gardner che discute con Moro sembra che i due si capiscano perché parlano un linguaggio più simile alla fine nel gennaio del 78 cerca di bloccare l'operazione di portare i comunisti all'interno della maggioranza perché dice questo è fare il compromesso storico per scivolamento no? per, per quasi insensibilmente quindi eh, certamente c'era eh, un discorso che Moro trova più aperto, ma anche dei momenti ancora di eh, irrigidimento. Questo cosa intendo? Intendo che siamo all'interno di un percorso che eh, eh, si evolve nel tempo e, e non possiamo isolare uno di questi passaggi quando Kissinger, eh, eh, secondo molte testimonianze, usa delle parole forti nei confronti di Moro. Nel settembre del 74 a Washington, per dire che allora gli americani volevano la morte di Moro, cioè, questa è un'operazione che, che, che non è logica, che non è basata su nessuna evidenza, che non ha un, un sostegno reale. No? Moro era consapevole fin dagli anni: non era vero che si era opposto al patto atlantico di, di per sé, no, no. lui era abbastanza Chiude eh, Gasperiano, era, era Dossetti, che ha votato a favore alla fine anche lui, ma prima si era opposto. Perché pensava che il Patto Atlantico dovesse essere concepito in una chiave più europea. Insomma, la cosa è un po' più complicata. Però certamente poi ne Moro, negli anni 60, quando è presidente del Consiglio, ha un ottimo rapporto con le amministrazioni americane, con l'amministrazione Kennedy, l'amministrazione Johnson, perché c'era un orizzonte riformatore comune. No? Nel primi anni 70 la cosa diventa più complicata. E, e Moro sa benissimo, però che eh, come dire, la leadership americana non è più Così forte come era nel, nel 50 o nel 60, vede benissimo i segni di indebolimento, la crisi del dollaro, la crisi economica, vede che in Europa ci sono processi che potrebbero lentamente fare superare i blocchi. No? Pensate alla conferenza di Helsinki eh, sulla sicurezza, pensate alla Ostpolitik tedesca, cioè ci sono dei passaggi che stanno normalizzando le cose e che potrebbero diventare la premessa di un di uno sviluppo che porti al di là della guerra fredda. Questo Moro lo intravedeva lucidamente, ma era anche talmente realista da dire che bisogna fare un passo per volta, no? E quindi in questo momento facciamo questo passo, che cosa ci sarà dopo non, non lo posso dire. Potrebbe essere anche che avesse in mente un percorso abbastanza lungo nel tempo, eh? quindi che non ci fosse una legislatura, no? Eh, noi no, a volte diciamo che dopo, eh, dopo la morte di Moro c'è eh, un lungo periodo fino all'89, ma in realtà non è poi così lungo questo periodo. Eh? L'89 avrebbe potuto arrivare anche prima se non ci fosse stata la crisi della distensione dei primi anni 70, cose che Moro non poteva ovviamente. dei primi anni 80, scusate, eh, cose che Moro evidentemente non poteva ancora conoscere. No? Quindi eh, l'idea che anche a livello internazionale ci fosse un'evoluzione e che il rapporto nuovo col Partito Comunista potesse porre le basi di un cambiamento, di una fine della contrapposizione così netta della guerra fredda, era un'idea che Moro aveva, a mio parere. Che questa fosse poi la base di un'intesa tra componenti di sinistra della democrazia cristiana, di sinistra di altre, eh, era probabilmente troppo in là nel tempo per essere nell'orizzonte del Moro dell'epoca. Moro aveva quest'idea dell'unità della DC, non confessionale, non ideologica, ma politica. L'unità della DC serviva a portare dietro il moderatismo italiano e a fargli accettare no, il percorso riformatore, a fargli accettare quel progetto verso la realizzazione dello Stato democratico sociale e costituzionale. Questa era la sua visione dell'epoca. Dieci anni dopo, quindici anni dopo, naturalmente le cose avrebbero potuto cambiare anche. Dal suo punto di vista, questo sicuramente no? non era certamente rigido no? la nostra flessibilità più che il nostro potere ha salvato la democrazia italiana. Però, nel suo tempo, in quel momento, in quel passaggio, certamente l'Ulivo era fuori dalle prospettive di Moro. No? E quindi permettetemi un'ultima battuta sull in sulla inattualità. Io ho scritto anche recentemente un'altra cosettina, un articolo su questa categoria proprio sul regno. Eh, ed è esattamente quello che penso, cioè l'inattualità di Moro è evidente, no? non c'è più quel contesto, non c'è più quella politica, non ci sono più i partiti, oddio no, qualcosa c'è ancora, ma insomma molto diversi da quelli di Moro. No? Eh, siamo veramente anni luce, 40 anni, eh, alcuni di noi, forse parecchi in questa sala, li hanno vissuti. Eh, ma 40 anni sono anche un'era geologica nei nostri tempi, no? cioè è cambiata talmente rapidamente il mondo che c'è una eh, lontananza, un'inattualità un piuttosto evidente. Quello che io penso è che comunque sia un'inattualità su cui la cultura e la politica di oggi meriterebbe che riflettessero di più, perché potrebbe anche essere un, uno specchio in qualche modo, un, or un orizzonte lontano in cui rileggere meglio le cose di oggi e rileggerle in termini critici, mettendo in luce alcuni limiti della situazione politica attuale, dove l'evoluzione dei fatti, non necessariamente io non sono, io vabbè non entriamo nei giudizi sulla politica attuale che non fanno parte di questa serata, ma certamente eh, cerco di, di essere un osservatore spassionato e non farmi prendere da giudizi tranchanti. Ma eh, quindi non penso che la politica di oggi sia frutto solo di una degenerazione della specie, per intenderci. Ci sono state delle motivazioni, ci sono state delle logiche, ci sono stati de, de, eh, bisogna comprendere che eh, siamo eh, gli esiti di processi, che sono stati processi complessi, che hanno avuto le loro ragioni, eccetera. Però l'esito finale di questi processi è una situazione di crisi che probabilmente potrebbe essere illuminata in termini critici dalla riflessione forte su, su alcune metodologie, alcune attitudini, alcuni atteggiamenti, alcuni stili della politica di Moro. No? Che quando ci sono situazioni difficili non si può risolverle in modi, in modi semplici, che il tempo è una questione importante perché eh, non si può illudersi eh, di risolvere rapidamente questioni complesse, bisogna lasciarle maturare. Bisogna dare a loro il loro tempo, che la mediazione con gli avversari è decisiva per costruire qualsiasi tipo di, di percorso, eh, che non si fa politica da leader isolati, che c'è bisogno di coinvolgere in modo orizzontale eh, più persone possibile, di costruire una classe dirigente che condivida insieme un orizzonte. Cioè, questi sono tutti stili, sono tutti modi di vedere la politica che probabilmente sono lontani dall'attualità, ma che qualcosa potrebbero ancora raccontare. In questo senso rimettere a, a, al centro dell'attenzione e dell'interesse la figura di Moro oggi potrebbe avere anche il senso di affrontare questo discorso. Bene. Grazie professore. Monsignor Simoni a chiudere. Anzitutto esprimo il mio consenso totale a quanto il professore ora ha illustrato. Sulla inattualità di Moro, però, volevo un attimo tornare. In un certo senso è inattuale non solo per le ragioni dette da professore, il cambiamento di, 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 di ambiente, di clima, di tempo, no? di strategie, ma è inattuale anche perché queste celebrazioni, questi ricordi del quarantesimo della della morte di Moro, hanno trascinato dietro, potuto constatare alcune cose stando tra la gente, insomma, anche una certa avversione a Moro che c'era durante la sua vita, mentre era in vita. E quello che parla a lungo, è un levantino, eh, criptico, non si sa cosa vuol dire, ci prende per il naso perché parla a lungo, alla fine convince, ma... È un flemmatico, è troppo lento in questo senso. Per esempio, una certa contrapposizione che c'era tra la nostra gente anche tra Fanfani e Moro derivava da questo: Fanfani è l'uomo delle cose, della realizzazione di cose. Moro parla di idee così a lungo, poi, come realizzatore sul piano anche programmatico, anche in qualcuno dei suoi governi è stato criticato. Quindi, c'è ancora una certa. No, non è unanime l'ammirazione per Moro, non è unanime il, il senso del dramma che egli ha vissuto e che l'Italia ha vissuto in, questi, in quei giorni, 55 giorni, in quell'epoca, precisamente, se si confronta a quello che è accaduto allora con quello che c'era precedentemente, quello che è avvenuto, le speranze, i contrasti. Le, le, le aspettative e quello che è avvenuto dopo, insomma, ecco, un'altra un un inclinazione della vita politica, tra l'altro in Italia trascinata poi eh, più o meno, più o meno eh, velocemente, poi in maniera clamorosa, dalla questione morale. Ecco, che investirà, che era, che era proprio anche del tempo di Moro, il discorso appunto in difesa della DC, salvo eh, non, non, non difendere quello che, è, che non è dignitoso nella DC, eh, eh, ma eh, eh, c'era questo ecco. Oggi siamo in un clima diverso in cui, a mio avviso, Moro è apprezzato ancora poco, almeno secondo me. Eh, potrebbe anche dare fastidio perché il clima d'oggi è diverso. E quando si parla se è bene vedere l'alleanza, la, la, l'intreccio, la collaborazione meglio, diciamo, la collaborazione fra quella che una volta si chiamava la sinistra cristiana, molto aperta alla democrazia, ai valori la sostanziale la democrazia, la giustizia sociale, la pace e così via, e, e l'area marxista, un po' socialista, marxista comunista, è inattuale, perché oggi prevalgono, prevalgono le aspettative di corto respiro, pur importanti e necessarie, eppure da prendersi sul serio, sul grande disegno, per esempio, sull'Europa, si discute oggi se è caso o non rimanere in Europa. Tutto sommato, c'è cioè più di quello che non sembra. Ma perché è il termine, sono i termini meramente economici, finanziari. Ma che ne è dell'idea dell'Europa? A chi sta a cuore l'idea dell'Europa, un'idea forte dell'Europa, cioè il mettere insieme dei popoli diversi che 60 anni fa si sono scannati, che hanno una storia. Eh, antica di guerre reciproche e che finalmente si, apre, si aprono a un orizzonte di collaborazione dall'acciaio dalla, dall dal, dall alla, alla, alla finanza. L la pace internazionale, ma come? C'è ancora oggi una certa politica di potenza. Siamo veramente preoccupati, ecco, di sogni di Moro, l'ispirazione cristiana il senso della pace da salvaguardare, da, da incrementare, con quello che porta di eh, disciplina degli armamenti e eh, esclusione per esempio degli armamenti nucleari. Quanto, quanto, quanto sentite questi temi nelle campagne elettorali? Il problema della, del terzo mondo, il problema del terzo mondo che ci appassionava negli anni 60 e dopo. E che è dentro il pensiero di Moro, è dentro la prospettiva di Moro. No. L'allargamento della democrazia a tutto il benessere, la liberazione, come ho letto in quell'articolo quell antico, che è sempre attuale: la liberazione da, 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 da tribolazioni, da ingiustizie, da eh, offese alla dignità umana nelle varie parti del mondo. E invece gli, i migranti che vengono sono visti in un'altra luce. Io non dico che questi non siano problemi, anche quello dei migranti di un certo, numero, un certo numero o meno, ma è tutta lì, tutta lì la questione del terzo mondo, è tutta lì la questione dell'Europa, è tutta lì la questione sociale, soltanto nell'aumentare un po' gli stipendi oppure nel realizzare una maggiore partecipazione. Per esempio la partecipazione dei lavoratori all'azienda, nell'azienda, è proprio attuale questo tema certi valori forti come la difesa e la neutralizzazione conseguente dei grandi poteri dispotici finanziari mondiali Se sì, se ne parla in qualche maniera magari nella crisi di governo d'ora i grillini o, o il, gli altri parlano, parlano dei poteri forti ma Interessa davvero neutralizzare, disciplinare le potenze finanziarie del mondo. Veramente. Questo rientra in un programma, in un programma di grande politica. Grande politica. Che va di pari passo con il programma delle realizzazioni concrete delle cose che interessano di più alla gente, così immediatamente. Per carità per carità. Ma oggi un programma come questo con l'ispirazione cristiana, l'ispirazione cristiana. Cioè, la, 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 la delineazione di alcune idee forti sul piano della dignità dell'uomo, della, della libertà, della liberazione, no? del protagonismo vero. No? L'ispirazione cristiana, eh, il comportamento. L'ispirazione cristiana è il dialogo, l'ispirazione cristiana è la pace, e così via. Ora, questa è l'attualità di Moro, a mio avviso. E questa è l'attualità di Moro. Per, per questo io... Vi auguro di poter leggere, se siete interessati alla figura di Moro, alcune pagine di lui, una, ne ho letta una, quella della liberazione, ma si potrebbero leggere le pagine, per esempio, che ho qui eh, al convegno di Lucca, il convegno della, di studio della democrazia cristiana, mi pare, nel, 60, nel 66, 67, non mi ricordo, 67, bellissimo intervento di Moro, bellissimo, parla dei rapporti fra perché l'unità politica o la prevalenza politica dell'unità dei cristiani su, sulla libertà che non ne è negata da ciascuno di votare come crede meglio, per, per, co, come, la, lo, come la giustifica, perché risponde per, a, a servizio di che cosa? Non di essere compatti all'altare o, o e, al voto, quanto di, di essere fautori e realizzatori di grandi programmi di carattere umanistico. Comunque, signore, è solo una. Piccola interruzione, l'edizione nazionale che si sta facendo sarà uh, online open access, quindi chiunque potrà bellissimo. consultarla liberamente cercando una parola. O, eh, è sarà bellissimo, strumento... poi quell'altro per esempio, sul, sulla, eh, sempre in quel discorso lì, un intervento in un convegno, c'erano tanti, c'era De Rosa, mi pare, Cotta mm -hmm. che fecero le relazioni fondamentali. E, e, e per, cosa, perché cosa vuol dire ispirazione cristiana? Quali programmi accendono quelle, avere l'ispirazione cristiana? Oltre il comportamento personale, no? ineccepibile, e così via, il dialogo fraterno, l'amicizia la, 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 civica e l'amicizia anche all'interno di un partito. E, oggi, in questo senso, qui pare inattuale ma bisogna renderlo attuale. Ecco, la mia conclusione è questa: bisogna renderlo attuale. Bisogna che certe tesi di lui, di lui, come di altri, ci sono grandi personaggi. Noi abbiamo avuto un'esperienza politica di ispirazione cristiana con tutti i suoi tradimenti e le sue debolezze, ma anche che ha dato grandissimi personaggi, grandissime scuole di pensiero e grandissimi esempi. Anche noi dobbiamo riprendere quello lì. E questo non sarà in contrasto con altri, con altre scuole. Io credo, credo, c'è uno qui in, in sala che mi darebbe, credo mi dia ragione, che la ripresa di idee forti non integralistiche ma di idee forti, commitezza e in dialogo sia una condizione per superare le difficoltà gravi in cui noi ci troviamo. Grazie. Grazie a questo punto i ringraziamenti sono quelli veri. Grazie al professor Guido Formigoni. Ricordo questo suo libro Edito Dal Molino, Aldo Moro, lo statista e il suo dramma. Grazie. A Monsignor Gastone Simoni, grazie a voi che ci avete seguito qui in teatro e grazie a chi ci ha seguito da casa.